cayó un paziente. È una bellissima giornata e Caillou, la mamma e Rosie vanno al parco. Caillou non ha ancora deciso quale gioco portare. Porterò con me il mio aeroplano. Andiamo! Aspettaci! Fortissimo, vola molto veloce. Miau. Non riesce a superarmi nessuno. Sono il pilota di jet più veloce del mondo. Caillou, sei il miglior pilota del mondo. Nessuno è veloce come te. Non hai messo le scarpe da ginnastica. Mamma, mi fa male, ai! Oh, poverino. Ti sei fatto male, tesoro. Caillou si è sbocciato le ginocchia. Gli fanno molto male. Caillou è caduto. Ai, mi fa male, mamma. Ai, ai, ai. Bua, bua. Stai tranquillo, passerà presto. Torniamo a casa, così ti medico. Eccoci qua. Vediamo cos'è successo al nostro piccolo paziente. Visto che hai fatto una brutta caduta, dobbiamo controllare accuratamente le ferite. Caillou è divertito all'idea di avere una mamma medico. Perfetto, per prima cosa puliamo bene le ferite. Devi tornare sul tuo aereo il prima possibile. Aia! Ci vorrà solo un secondo. Caillou è un bambino coraggioso, proprio come un pilota. Ora so di cosa ha bisogno il mio paziente. Infermiera Rosie, per favore, potresti portarmi un batuffolo di cotone? Ecco cotone, mamma! Questo disinfetterà le ferite, così guariranno in fretta. Ora abbiamo bisogno di qualcos'altro. Sai che cos'è quella, infermiera Rosie? Benda! Risposta esatta! Adesso ti andrebbe un bel bicchiere di succo di frutta ricco di vitamine? Ai, ai! Mi spiace, ma sentirei dolore per un po' di tempo. Che ne dici di un giro in aeroplano? Anche Rosie! Rosie, tu sarai il mio copilota. Starai avanti e mi indicherai la rotta. Ecco qua, i vostri posti nel vostro aereo veramente particolare. Le ginocchia fanno ancora un po' male, ma Caillou è contento perché la mamma gioca con lui e Rosie. Caillou, buon aeroplano! Bravissimi, siete stati dei passeggeri molto speciali su questo aereo. E i passeggeri speciali meritano un biscotto. Grazie! Adesso va meglio. Proviamo a camminare. Prova a prendermi. Sei troppo veloce. Mamma, ci sono Clementine e Billy. E ho visto anche Leo. Credo che stiano andando al parco. Allora, come stanno le ginocchia del mio paziente? Tesoro, perché non provi a fare due passi in soggiorno? Ops, volevo dire sull'aeroplano. Che bello, le ginocchia non fanno più male. Rossi è aggiustato! Sono il pilota di jet Caillou e stiamo per fare il volo verso il parco! Bene, sembra che i tuoi strumenti d'atterraggio siano in ordine. Fammi chiedere al mio copilota.
Rosy, possiamo atterrare al parco? Sì, parco! Perfetto! Ho giusto ciò di cui hanno bisogno un pilota e un copilota di jet per compiere uno splendido volo al parco. Guarda, mamma, sono un bravo pilota! Sì, è per questo che hai il distintivo con le ali. E che cosa indossano tutti i bravi piloti quando vogliono correre? Scarpe da ginnastica! Giusto! Clementine, Leo! Ma che cosa è successo al tuo aeroplano? Ho avuto un brusco atterraggio. Guardate! Oh. E quando sono stato meglio, la mamma mi ha dato le ali da pilota. Bello! Come sei coraggioso, Caillou. Ti fa ancora male? All'inizio sì, ma ora non più. Rosy pilota! Io volo più veloce di tutti! Provate a prendermi! Ti sei fatto male, Leo? Un po'. Sarò io il tuo dottore. Per prima cosa esaminerò la ferita. È una piccola bua. Poi devo pulire la ferita. Ora è pulita. Adesso vediamo se va bene. Perfetto, sei guarito! Grazie, dottor Caillou. Siete tutti pronti per decollare? Sì! Accendete